Perché noi abbiamo assumere un cuore non di pietra, un cuore caldo, un cuore vivo, attento ai fratelli vicini lontani. Un messaggio alto per un cambiamento interiore di noi. Per me vivono in una maniera disumana. Disumana. Persone umane che hanno solo un pugno di grano turco. Basta. Perché laggiù, nella mia bella Uganda, vi è una zona di emergenza. 32 campi, 250.000 rifugiati in una situazione apocalittica. Come sempre c'è i viveri, perché l'emergenza non è finita e soprattutto nella zona del Karamoja la gente ha tanto fame. Ho scelto l'Uganda perché sono state le circostanze. Ho conosciuto nel 1963 i primi vescovi africani, ho avuto modo di incontrarli e di fare qualcosa per loro. Quando arrivai laggiù compresi che ero un citrullo, che c'era davanti un mondo dei poveri che aspettavo che qualcuno desse la mano. La nostra piccola organizzazione fa poco, però quel poco che fa è veramente qualcosa di concreto e non di parole. Pozzi sono acqua fresca, non sono parole, per cui la gente beve dall'acqua potabile e soprattutto vicino al loro villaggio, senza dover fare ogni giorno, non so, 20-30 km per prendere magari dell'acqua putrida o l'acqua non buona. Iniziare un progetto lì di elevazione per gli uomini, che abbiano imparare a lavorare la terra, per le donne cominciare a farli imparare a lavare i bambini, un po' di taglio cucito e anche un'ambizione che vogliamo fare, perché abbiamo giù un forno bellissimo
farli iniziare a fare il pane per venderlo e naturalmente anche una certa parte per mangiarlo loro. Certamente in questi 4 mesi abbiamo avuto in atto 4-5 cantieri. Una cosa pazzesca pensare in questi momenti che sono stati mesi tremendi per strade, per siccità, per sicurezza, dove la sparano, dove si può tendere imboscate e tutto. La gente qui crede nelle vacche, nei fucili e chi pagano purtroppo sono sempre i bambini, i poveri, la povera gente. Quest'anno un anno per il Caramoggio molto brutto perché non ha mai piovuto, brutto perché hanno fatto pochissimo e brutto soprattutto per i grandi morti, per l'insicurezza delle strade. Ed abbiamo assistito 10.000 studenti a scuola con coperte, quaderni, biro, viveri e tutto, e non è una cosa da poco. E praticamente ho consumato, ho divorato 23 container di roba. Così anche l'educazione, il primo centro giovanile è una realtà. Abbiamo 2 dispensari, uno a 1850 metri, Tapac, e un altro a Lopotucca, 6 km dalla nostra casa di Moroto. Diamo il cibo a circa 400 persone, cucinato, con mulino, con 7 infermieri. E sono apporti veramente grandi nel campo della carità. Veniamo a questa straccia di una messa e poi diciamo a lui, al Cristo, rimani lì sulla croce. Di cristiani, che oso dire cristiani da niente, cristiani da pasta frolla! La cosa più difficile per me in Africa è dire il Padre nostro, darci oggi il nostro pane quotidiano. Ma che pane,
Qui c'è sempre bisogno, soprattutto di aiuti per aiutare bambini, ammalati, i vecchi, e bisogna andare avanti con costanza. Pertanto ringrazio tutti gli amici che in passato mi hanno dato una mano, che vorranno darmela anche per l'avvenire.